Oggi facciamo il tradizionale dolce foggiano per la festa dei morti. Come ingrediente principale abbiamo il grano, unito a noci, melograno, cioccolato, cannella, zucchero e vin cotto. Laviamo e puliamo per bene il grano. Scoliamo, mettiamo in pentola ed aggiungiamo acqua fino a ricoprire. Mettiamo sul fuoco e facciamo riscaldare fino a bollitura. Nel frattempo prepariamo una coperta di lana e fogli di carta. Arrivato il grano a bollitura, lasciamo cuocere per 7 minuti. Spegniamo il fuoco ed adagiamo la pentola sulla coperta, avvolgendo con i fogli di carta. Ricopriamo con la coperta e lasciamo raffreddare completamente. Circa 20 ore. Tagliamo a pezzetti il cioccolato, le noci, la cannella ed estraiamo i chicchi dal melograno. Appena il grano è ben freddo, togliamolo dalla coperta e dal giornale. Scoliamo e mettiamolo in un contenitore. Aggiungiamo i chicchi di melograno, il cioccolato le noci la cannella spolveriamo con 2 cucchiai di zucchero ed ora mescoliamo accuratamente. Fino ad avere un composto omogeneo. Prendiamo il dolce e versiamo in coppa. Prima di servire, aggiungiamo 2 cucchiai di vin cotto di uva. Mescoliamo leggermente. Che buono! Grazie amici per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ciao, vi aspetto!